Signor Baudo. Mi dica. L'ho vista molto, molto a suo agio con i bambini. Sì, 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 mi piacciono tanto. Senta, ma lei mi dica la verità. Voleva fare il presentatore già da bambino? No, assolutamente no, lei sbaglia. Io volevo fare il pianista, adesso racconto una storia di famiglia. Dunque, mio nonno materno era un commerciante di agrumi e voleva che la figlia, mia madre, suonasse il pianoforte. Allora si mise d'accordo con il suo collega commerciante di agrumi che stava in Germania e disse: io ti mando un vagone di arance e tu in cambio mi mandi un bel pianoforte tedesco. E così arrivò a casa mia questo gran pianoforte. Mia madre lo suonò poco, pochissimo, poi l'ho acchiappato io, mi sono innamorato subito. Accendevo la radio per ascoltare gli annunciatori, per imparare a parlare bene l'italiano, perché allora gli annunciatori parlavano bene l'italiano, e poi sentivo le canzoni che poi riportavo sul pianoforte, e così ho cominciato a mettere le mani sulla tastiera. Ma a proposito di tastiera, sento delle note di qualcuno che di pianoforte, di pianismo se ne intende. È Gigi D'Alessio. Grazie a te. Grazie di essere venuto, Gigi. Allora, tu sei diplomato al Conservatorio, sì, San Pietro Maiella, non si dice, sì, mai. Cioè, questo qui è un cantante pianista, tu sei un pianista professionista. Grazie, quanti grazie, anni grazie. Hai fatto? Una decina. Si sente? Grazie. Allora. Ma io quante volte ti devo dire grazie a te? No, non esageriamo, per carità. Cioè, tu ti rendi conto di quello che hai fatto per me? Oddio, mi preoccupo. Lo sai? No, io mi hai dato la chiave giusta, perché quando io la prima volta che t'ho visto, quando sono venuto da te con Germini, me lo ricordo, t'ho portato una marea di dischi che tutti avevo fatto. Dischi cantati in napoletano. In napoletano. E niente, lì tu hai sentito una mia canzone dove hai detto sì, va bene, però è troppo napoletano. Per forza. Però ricordati che se tu la fai, la italianizzi, ricordati di mettere sempre una frase in napoletano, perché quella sarà il tuo tempo. Non bisogna abbandonare le proprie origini. Assolutamente. E quindi tu hai trasformato una vecchia canzone, esatto, che già c'era, com'era che prima? Che faceva così. Scusami se con te sono stato nel letto anche a volte romantico. Era bello. Mi credeva la stretta forte in di braccia una femmina. Grazie. Questa è la versione napoletana. E questa è la versione napoletana. Poi l'abbiamo fatta in italiano e da lì mi hai aperto un mondo, perché è bello rispettare e avere sempre nel cuore le proprie origini. Certo. Da questa formula è nata una canzone che io portai a Sanremo. Fu un grande successo. È stato un grande successo. Diciamo che tu sei stato quello che a me ha dato il passaporto, non solo per l'Italia, ma per il mondo. E perciò ti devo dire tante volte grazie. Grazie a te. Dunque, sentiamo questa canzone adesso come è venuta fuori. Titolo? Non dirgli mai. Gigi D'Alessio. Tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta a primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie. È così lontani noi, pensiamo ancora a noi. Ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli. Ma non è giusto pensarti stasera, al tuo cuore ha già un battito nuovo. Parla male di me senza alcuna pietà,
anche se tutto questo so il male che fa. Si stasera da messa la sa, non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero, e la paura di quel temporale come ci stringeva, le nostre liti sui capelli e gli occhi, immaginando un figlio. Tu disegnavi pure il suo profilo e poi strappavi il foglio. Non dirti mai che com'è stato bello quella notte al mare, dietro una barca aspettavamo stretti che arrivasse il sole. Di quella volta per un tuo ritardo ci tremava il cuore, quel falso allarme ci teneva uniti senza far l'amore. Non dirti mai, spegni il fuoco che brucia dentro te e nascondi quegli occhi rossi se pensi a me. Respira più forte dicendo che l'ami, la sua vita è più bella da quando ci sei, gli fa male se un giorno parlando di noi hai una lacrima ancora per me. Non dirti mai che il vostro non è amore, è sesso senza cuore, e ti fa male se ti vuoi baciare lì vicino al mare, che tu fingendo a volte gli sorridi ma trattieni il pianto. Sei quel momento per le vie del cuore, ti sto camminando. Nemmeno io ti voglio dire amore come sto soffrendo, di quante volte penso in piena notte e parlo singhiozzando. Mi faccio male quando i tuoi ricordi voglio cancellare, chiuso nel cuore porterò per sempre questo grande amore. Io temerò minuto per minuto tutta la mia vita, siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita. Però allora, dobbiamo dire una cosa importante. Voi forse non sapete che io poi, dopo aver fatto Non dirgli mai, quindi grande successo, però mi vedevano sempre tutti, insomma, un po', avevano un po' tutti la puzza sotto il naso. È così, l'invidia. Io quando sono tornato a Napoli, i napoletani mi fecero una festa meravigliosa. E io, per ricambiare questo affetto, sì, alla mia città, organizzai un concerto gratuito a Piazza del Plebiscito. Come no? Chiamai un po' di colleghi, insomma, per farli venire a cantare insieme a me. E insomma, chi deriva la gastrite, chi stava poco bene, chi doveva fare il tagliando alla macchina, chi ci aveva di qua. Chi mi dispiace, hai chiamato troppo tardi. Mi ha chiamato troppo tardi. Guarda, proprio in questo. Ah, proprio il 19 settembre. Guarda, buongiorno. Vabbè, insomma, piano piano avevo capito che mi sentivo un po' circoscritto e ghettizzato. Poi ebbi il coraggio di chiamare quest'uomo, che io vorrei chiamarlo papà. Non posso chiamare Pippo. Chiamami papà. Veramente per me sei come un padre. E lui venne a Piazza del Plebiscito, furono in tre in verità, lui, Zeman con la squadra del Napoli e Siria,
che ricordo con tanto affetto. Lui venne, non ha voluto nemmeno i soldi del treno, perché mi ricordo che si è venuto in treno quel giorno. Scusa, ma gratis. E mi ha portato il caffè sul palco davanti a 200.000 persone. Una cosa indimenticabile. Come rivediamo Gigi, la vediamo. Vai. Gigi! Chi è? Mamma mia, Pippo Baudo! Gigi! Rigorosamente inventato in quel momento, senza prove. Che bei ricordi, Gigi. Io ti auguro tanta fortuna, tanto successo, perché te lo meriti. La televisione dovrebbe dire 1000 volte grazie a Pippo Baudo ogni giorno, perché tu sei la televisione. Fidati, lo so, tu hai dato tanto alla televisione. Viva Gigi D'Alessio! Viva Pippo Baudo!